Il Teramo di Luzzi fa 3 e passa in testa alla classifica. È successo contro il Cosenza, che parte bene al comunale, anche se i teramani un po' nervosi colpiscono un palo con Pierleoni su cross di Darè. Alla mezz'ora lo show di Urban fa scaldare lo stadio, lasciando il Cosenza in 10. Per il Teramo dovrebbe essere discesa, ma è prima Lombardo. E poi Rocca. Che tentano il colpo gobbo. La vera occasione del primo tempo l'ha comunque Simoni, che impegna severamente il suo omonimo in una parata in due tempi. Si passa al secondo tempo, con un nulla di fatto, ed al terzo Del Prete prova di testa come Solfrini a Livorno. Alto sulla traversa. Al quinto Salvatori fa volare Simoni. Il gol è nell'aria. La sequela di calci d'angolo porta al cross Cossaro, su cui pallone Pierleoni è anticipato di poco. Ma la rete teramana viene al ventesimo. Il tiro violento di Salvatori trova sulla sua traiettoria il corpo maldestro dell'avversario, che spiazza il proprio portiere ed il comunale esplode. Gol che vale una partita, due punti ed il comando della classifica. I biancorossi potrebbero anche arrotondare, ma la conclusione di Cossaro nel finale di partita è debole e viene parata da Simoni. Come la Salernitana, anche il Cosenza paga il dazio al comunale.